raffinate e stravaganti esibizioni dernier cri fra l'elegante pubblico che affolla piazza di Siena. È il giorno della prova più attesa, il premio delle nazioni. Sfilano i componenti delle squadre in lizza dinanzi alla tribuna d'onore dove ha preso posto il presidente della Repubblica Gronchi. Ammiratissimi gli attacchi in voga all'inizio del secolo. Aggraziati i minuscoli pony trottano alla guida di mani inesperte. L'attenzione della folla è ora rivolta allo svolgimento dell'impegnativa gara che non consente distrazioni. Lo sfortunato francese Dupont abbatte in pieno un ostacolo. Per l'argentino Alzo Garay l'emozione di un volo senza conseguenze. Anche per gli italiani uno scherzo della mala sorte. Il Sauro Somalo tradisce l'ottimo Piero D'Inzeo. Tutto liscio invece per il campione di Francia Doriolà. Ma su tutti prevale Raimondo D'Inzeo, che in sella l'eccellente Merano coi suoi percorsi netti dona ai nostri colori la vittoriosa affermazione in un tripudio di pubblico esultante. Alla squadra italiana il presidente Gronchi consegna l'ambita coppa, meritato premio alla classe dei nostri cavalieri.